e siamo ancora buon pomeriggio per voi, siamo in cucina pronti per preparare insieme la seconda ricetta con Domingo Schingaro. Allora Domingo, abbiamo detto già più volte che sono i funghi un po' i protagonisti, certo, quest'oggi della nostra cucina, un ingrediente fondamentale direi durante il periodo autunnale. Beh, questa seconda ricetta è un primo, un primo piatto. È un primo che va un po' dalle mie esperienze in Piemonte, dunque facciamo i taglierini, che in piemontese i taglierini. Sì, fatti in casa, rigorosamente. In casa all'uovo, però allo stesso tempo una fusione con un ragù di zampina pugliese, funghi e tartufo nero. Dunque, una fusione tra nord e sud in cucina. Sai come si dice da queste parti? E tu lo sai che sei pugliese come me. Oh, è proprio un suono onomatopeico che va a rendere vivo questo, l'idea di questo piatto. Sì. Allora, facciamo una cosa. Subito ci segniamo gli ingredienti e le dosi che ci occorrono, poi li prepariamo insieme, perché insieme faremo anche la pasta fatta in casa, che è una bella esperienza, tra l'altro. Tagliolini con ragù di salsiccia, funghi e tartufo nero. Per i tagliolini, quindi per realizzare la pasta fresca, appunto, fatta in casa, occorrono 400 g di semola, 100 g di farina e 15 tuorli. Poi per il ragù 200 g di salsiccia zampina, un sedano, una carota, una cipolla, 200 g di funghi misti, 10 g di porcini secchi, 100 ml di primitivo di manduria, concentrato di pomodoro quanto basta e tartufo nero quanto basta. Che meraviglia, da dove iniziamo? Allora, iniziamo subito col ragù. Sì. Ho messo sedano, carote e cipolla in una padella. Lo facciamo andare piano piano senza farlo troppo soffriggere. Mentre in un contenitore versiamo la zampina. Sì. Anche questa ricetta ho bisogno della tua mano, perché prima sono andato in difficoltà, devo ancora rodare. Ti devo dare una mano io? Eh sì, perché prima ho visto che se non c'era... E tu ti fidi di me? Certo, ormai mi fido. Verso ormai il primitivo... è rassegnato, la verità è questa, che rassegnato. Verso il primitivo all'interno della salsiccia, sì, che ho tolto dalla budella. Ecco, infatti ho notato. Ho tolto dalla budella e la sgrano. È una carne macinata, soltanto la carne macinata è rimasta. È rimasto solo all'interno. E la sgrano con il primitivo. Questo mi aiuta poi a non creare tutte quelle palline, no? Che con la salsiccia nel ragù poi diventerebbe un po' fastidioso. Ma la sgrano deve diventare come un ragù. Sì, e forse anche ad ammortizzare il sapore intenso della carne. Ad ammortizzare, benissimo. Questo è un ragù bianco, in poche parole. Metto il concentrato di pomodoro, vedete, faccio soffriggere un po'. Hai tritato tutto, perché di solito il sedano noi lo mettiamo intero, oppure a dadini. Ho tritato tutto. Triti tutto perché è molto più comodo. Molto più comodo, e poi voglio che si senta leggermente, cioè principale funghi e carne. Metto porcini e finferli, quelli che sono a disposizione, prima nel soffritto. Anche qui hai fatto un bel misto di qualità di funghi. Tranne l'ovulo che metterò poi a crudo sempre sopra. Crudo, sì, sempre crudo. Cosa importante, prima di, non abbiamo detto, pulire i funghi. Io li pulisco con uno spazzolino da denti e poca acqua, mai immersi, perché sennò si terreno. No. No terreno. No. Oppure con una spugnetta nuova si possono pulire. Aggiungiamo tutto il composto di carne. Sì, il composto di carne. Quanto tempo poi dobbiamo girare e rosolare in padella? 25-30 minuti. Ah, 25-30 minuti a fuoco lento, sì, a fuoco perché lento, altrimenti bruciamo tutto. Un po' di come capita spesso dalle mie parti, sai, Domingo. Un po' di concentrato di pomodoro. Sì. E poi lasciamo cuocere lentamente. Benissimo. Okay. Allora, adesso arriva la parte più creativa, secondo me, la parte che piace non soltanto a tutte le donne, tutte le casalinghe, quelle insomma avvezze alla cucina, ma anche i bambini, secondo me, perché una delle prime cose che i bimbi imparano e che soprattutto insegnano loro le nonne è la pasta, la pasta. I dolci e la pasta fatta in casa. La pasta è un rito antico, la pasta è un rito che veramente è un ricordo, e dunque la cucina è fatta di ricordi, come non si può non fare una pasta all'uovo in casa. Questa è una pasta all'uovo con 15 rossi d'uova per mezzo chilo, dunque per 30 rossi d'uova a chilo. È bella intensa, bella intensa, forte, bella corposa, però poi vedrete il colore. Dunque, verso la semola. Ok, quindi primo step, tu fai tutto in una coppa? Sì, o in una coppa o in un tagliere, o se no, se sono quantitativi troppo grandi, in una planetaria. Però anche qua,
quando facciamo il pane, quando facciamo gli impasti, la focaccia, mi piace sempre lavorare con le mani, perché parlando prima anche di come siamo col tempo, l'umore, trasmettiamo amore a quello che facciamo, è tutto diverso. Ah, tu dici che se c'è quel pizzico di amore anche nelle nostre pietanze la ricetta hanno un sapore segreta, diverso? La ricetta segreta è sempre quella, il cuore, l'amore. Il cuore. Bisogna fare tutto col cuore. Questo lo dice un'altra persona, però noi comunque ribadiamo il concetto perché è universale. Ecco. Assolutamente. Non c'è niente di nuovo. No. E dunque, allora, che cosa hai messo? Ho cominciato con i tuorli d'uovo. Sì. Cominciamo a lavorare. Hai messo le farine? Ho messo semola e farina normale. Semola e farina, mixate insieme. Mixate insieme. Piano piano cominciamo a lavorare. Quindi, fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Gli ingredienti vanno aggiunti gradatamente? Sì, gradualmente. E quanto tempo bisogna lavorare l'impasto? L'impasto lo lavoriamo non più di 7-8 minuti, altrimenti si riscalda troppo. E poi lo mettiamo in una pellicola. Sì. O carta da forno e lo posizioniamo in frigo per mezz'ora almeno. Deve riposare mezz'ora. Deve riposare. Una volta riposato, adesso per tempi... adesso aggiungiamo ancora tempi un po'. Televisivi, sì, tempi televisivi, è chiaro che noi abbiamo realizzato la sfoglia, che è questa, e che adesso faremo vedere con te come allora, fare i tagliolini. Mi hai detto, mi hai promesso che avrei fatto io i taglierini. Okay. Non l'ho mai fatto in vita mia. Però oggi con Domingo Schingaro ci provo per la prima volta. Ok, ti fidi? Guardate il colore della sfoglia. È perché hai aggiunto tutti quei tuorli. Rosso d'uovo, sì. Preferibilmente cercate sempre pasta gialla, in modo che ha un colore ma un sapore diverso. Coltivare di uova da terra, dunque non quelli in batteria, che hanno un sapore diverso. Va bene. Ok, vado. Partiamo. Una macchina della pasta semplicissima. Mi metto qui accanto a te. Sai usarla? No. No? Ma quando mai ho fatto la pasta? Io la compro già fatta. Allora. Voi che fate la pasta fatta in casa? Alcune signore la fanno ancora. Mia nonna faceva tutte le orecchiette, gli stracinati. No, ma ci sono anche tante ragazze che conosco, giovani, che hanno avuto la fortuna di avere una mamma massaia. E hanno anche la fortuna di avere tanto tempo libero. Ma il tempo si trova. Dici, nel weekend si sempre può fare. Bisogna organizzarsi. Ci proverò sabato e domenica, che sono gli unici giorni a disposizione. Questa è una macchina della pasta, questa a due rulli. Si trova in commercio facilmente. Sì. Okay. Costa anche poco. A due rulli per stendere la pasta. Perché mi guardi così? Per i pigri c'è anche quella elettrica, però... No, diciamo è più carina, dai, non mi stanco. E da qui invece passi alla gradazione, sì, alla misura che vuoi. Quale hai messo tu? Allora, partiamo da quella più grande, okay. Vai. Allora. Ti faccio vedere uno, come funziona? Sì. Ok, semplice. Ah, ecco. Anche per i bambini, vabbè, come dicevi. Vabbè, cosa hai fatto? L'hai resa più liscia? Sì, e vai, di un okay, altro. Ok, vado. Vai. Aspetta, ci provo. Ecco qua. Io l'aspetto da sotto. Che spessore deve avere questa allora, sfoglia? Allora, i taglierini devono essere veramente molto sottili. Quindi ancora, dobbiamo procedere. Sì, però ci mettiamo un po' di semola. Aspetta che mi piace questo gioco. Aspetta che mettiamo un po' di semola. Dove la metti la semola? Qua, da una parte e dall'altra. Per evitare che poi si attacchi alle rotelle della macchina. Vado. Vai. Ci ho preso gusto. Ma tu quanto tempo ci hai messo a comporre tutti quei tagliolini che sono lì? No, poco tempo. Perché adesso vedrai che è semplicissimo. Ancora? Vai, ancora di uno. Ancora di uno. Perché non abbiamo diminuito lo spessore. Se rimane sempre quello, rimane sempre quello lo spessore. E vabbè, tu sei qui per questo. Ah, ok, perfetto. Va bene. Ti stai emozionando oggi, Domingo. Ancora uno. Ancora uno. Vai. E poi ce l'abbiamo fatta. È l'ultimo passaggio questo. Ok. Va Guardate com'è anche più elastica e più facile da lavorare. Sì. Occhio alle dita. Perfetto. È vero fatta. Che è più costosa. Sono stata brava. Bravissima. Un applauso. Allora, no, vieni che qui arriva la parte più bella. Ecco. Te devi fare i tagliolini, sennò guarda. E come si fa? Allora, semplicissimo. Attenzione. Prendete la pasta, sì, la rotolate, mettete sì, semola all'interno. Io ne faccio uno e l'altro lo fai tu. Va bene. Così ti faccio vedere. Sì, padrone. Guarda. Ah, ecco. Quindi belli sottili, sottili. Non pressare molto. Non devono essere uguali per forza. Ok. E poi questi quanto tempo di cottura? Di questi quanto tempo di cottura hanno avranno pochissimo bisogno? Hanno il tempo che salgono a galla, perché pasta all'uovo, occhio al coltello. Ah, ecco. E poi guarda, si sciolgono tutti questi riccioli. Eh sì, guarda.
Ok. Ah, che meraviglia, che bello. Questi. Allora, semola all'interno. Guarda, ho memorizzato bene tutti i vari passaggi. A rotola, senza schiacciare molto. Faccio un rotolino. Sì. Va bene, io Domingo? Nel frattempo, vai. Va bene così? Ok. Perfetto. Allora, intanto io passo al taglio piano, ufficiale. Piano piano, senza schiacciare. Così? Sì, un po' più piccoli. Perfetto. Oh, ma sei fiero di me? Assolutamente, dopo un anno. Allora, a proposito di sughi, io volevo un po' ritornare sul concetto dei sughi. Sì. Allora, il tagliolino comunque è una pasta versatile. Certo. Poi la pasta fresca, si sa, è appunto versatile perché si può sposare perfettamente a qualsiasi tipo di sugo. Ecco, tu stai preparando un sugo importante, però voglio dire, ci sono altre alternative. Ma per esempio solo funghi per chi non vuole mangiare carne, e dunque è anche giusto. Io sono un amante delle verdure, dunque un ragù solo di funghi, come quello che vi ho fatto vedere. Nel frattempo mettiamo giù i tagliolini. Sì. Così. Bene, cuociamo. Intanto ho fatto Vai. I tagliolini. Ok, perfetto. Ecco qua. Perfetto. Mettiamo giù i tagliolini. Anche qui facciamo i tagliolini. Un altro lavoro. Non ci credo che ho fatto i tagliolini. Ma bisogna crederci. Posso spostare? Sì, assolutamente. Scegli un piatto piano. Allora, ti prendo un piatto piano. Sì. Benissimo. Così. Quindi questo sugo, raccontami. Dicevo, si può anche fare vegetariano, senza problemi, solo funghi, un bel ragù di verdura. Perché? Perché io amo le verdure. Vedi, li ho tirati subito su, guardate. Ah, veramente pochi secondi. Pochi secondi. Mantecati rigorosamente in padella con tutto il composto. Sì. Questo perché, lo ricordiamo, perché deve avvenire questo passaggio? Perché così, specialmente una pasta fresca come quella che abbiamo fatto, filo di olio, assorbe tutti i sapori. Ah, ecco. È importante. Quindi finire, la pasta fresca agevola l'assorbimento. Sì, assolutamente. Okay. Finire la cottura. Poi, finire cottura in padella. Sì. Tartufo. Il tartufo, che è una cosa meravigliosa, io lo amo particolarmente. Questo è lucano, dunque non siamo andati nel questo lontano, è lucano. Sì. Può sovrastare il sapore del fungo, il sapore di questo soffritto che abbiamo creato? No, perché quello che abbiamo creato è un sapore di bosco, di terra anche qui, dunque si sposa bene, non va sopra. Se ne mette poco comunque. Eh sì, ma va comunque a dare quel giusto gusto di... come posso dire, di bosco, ecco, di bosco. Perché è un sapore di terra. Non, guarda, non Domingo, è io non ce la faccio più, perché adesso dobbiamo impiattare, ma soprattutto assaggiare. Allora, ci guardiamo questa fase importante. Nel frattempo io chiamo accanto a me Stefani e Stefano. Eccoci. I miei compagni, guarda, ragazzi, siete al momento giusto, nel posto giusto. Questo è il momento della trasmissione che io preferisco, devo dire la verità. Oggi ci è andata bene, c'è il tartufo. A me è andata bene perché essendo vegetariana... Come Madonna, Stefani è come Madonna, vegetariana. Uguale. Like a virgin. Like a virgin, sì. Crediamoci. Onorati proprio di assaggiare un piatto del grande Domingo. Ragazzi, tocco finale. Ci sono anche i funghetti, gli ovuli quelli crudi che vengono messi sopra. Mia, le scaglie di tartufo. No. Buonissimo. Non vi dico che sapore, che olio profumo c'è qui. Olio pugliese, extravergine. Io vi prendo le posate come da tradizione. Che grazie Mary. Ecco qua. Stefano, che cosa si parte? Allora, brodo con il cucchiaio. Mamma che meraviglia. No, ci assaggiamo i tagliolini che sono belli caldi caldi. Okay. Stefano. Io lo assaggio col tartufo che tra l'altro adoro. Vai, vai, no, vai, non vai, mi vai. Permetterei mai e poi mai e Vado. Poi mai. Io prendo un po' di tartufo. Allora, ragazzi, qui dobbiamo decretare un po' la dinamica del piatto. Cioè nel senso che dobbiamo capire che se il piatto... a prendere il tartufo. È buono... o brutto? Voglio prima ascoltare il giudizio. Stefania, com'è? Io direi favoloso, ma favoloso. Qui bisogna dire di lusso. È di lusso. E con questo salutiamo anche Michele. Un bacio. Puzza, un bacio. Che tornerà, assolutamente. Tornerà spesso a trovarci qui a con delle momento. Interviste autorevoli e lo aspettiamo. Domingo. Da, vai da Stefano. Campionato del mondo. Hai assaggiato? No, una cosa meravigliosa. Però mi avevi promesso che sentivi il sapore del il brodo del se da di terra. Poi di devo terra. Scappare perché vai. C'è anche un ospite in sì, salotto. Sì, guarda, tanto qui Mary, non ti preoccupare che la cucina te la
mi lasciate, sì, sì, mi lasciate qualcosa? Domingo, bravissimo. Sicuro. Questo non te lo posso garantire. Allora, mentre voi assaggiate, io ringrazio Domingo grazie per essere me, stato con voi, noi. Vado in salotto perché adesso voglio dare il benvenuto ad un nostro ospite che è Giuseppe Marzulli. Benvenuto, Giuseppe. Ciao, ciao Mary. Bentornato, ciao. Buon pomeriggio. Allora, insieme dobbiamo un po' parlare del, insomma, dell'andamento del nostro corpo. Tornati dalle vacanze, cambia un po' il corpo, nel senso che inevitabilmente tendiamo ad aver assunto qualche chilo in più. Sì, ecco. Infatti. Allora, innanzitutto, come possiamo fare per rimediare a qualche strappo alimentare, sì, che d'estate è stato abbastanza frequente? Mi rendo conto che parlare di questo dopo questo bel momento che avete avuto in cucina è un po' difficile. Bisogna però assaggiare tutto, tu da nutrizionista infatti, ce lo insegni, però ecco, a piccole dosi. Sicuramente, ecco, il primo segreto, il primo consiglio è quello di moderare le porzioni, no? Delle quotidiane porzioni che nella nostra tavola si presentano. E per questo motivo c'è un trucco molto interessante, sì, che penso che sia molto utile anche per evitare quella noiosa pesata degli alimenti, che è quello di dividere il piatto mentalmente in quattro porzioni e utilizzare una prima metà riempendola di carboidrati buoni e di proteine magre e la seconda metà con abbondante verdura e l'ultima parte, ovviamente non nello stesso contesto, in un secondo momento, con poca frutta, uno o due porzioni di frutta. Quindi la strategia del colpo d'occhio. Ecco, sì. Quindi l'occhio sazia, vedere tante cose in un, sì, piatto, tanti alimenti in un piatto può spingerci a mangiare, no? Come abbiamo detto altre a volte, mangiare di meno. Sì, il monopiatto, quindi praticamente abbiamo mettere nello stesso piatto più, tutti i nutrienti, i carboidrati, le proteine e importanti le verdure, le fibre che, sì, saziano e ci permettono, ecco, di non avere quella fame, abituati poi a mangiare, ecco, porzioni più abbondanti. Molto spesso viene durante la giornata spesso fame, quindi uno non sa come fare. Sicuramente le verdure, le fibre in questo sono di aiuto. Ecco, io molto spesso ho sentito parlare di diete iperproteiche. Sono più funzionali rispetto alle classiche? Allora, non posso dire che non sono funzionali. Le diete iperproteiche, cioè dove le calorie provengono per la maggior parte dalle proteine, funzionano di più della dieta mediterranea classica, che è un po' più lenta, anche se funziona ugualmente. Solo che c'è da dire una cosa. Per fare una dieta iperproteica, cioè con molte proteine, dobbiamo avere un peso, diciamo, non molto abbondante, non è adatta per gli obesi gravi, ma per chi ha qualche chilo in più, 4-5 kg che vuole perdere velocemente. Anche perché una dieta iperproteica va condotta per poco tempo, massimo un mese. Quindi si potrebbe dimagrire anche soltanto assaggiando carboidrati? Si potrebbe anche, sì, dimagrire con i carboidrati, esiste anche che sono quelli una, che ci piacciono di più, ecco, poi. Sì, anche, non sempre selezionando quali sono i carboidrati migliori, perché come abbiamo detto prima i carboidrati non sono tutti uguali. Ad esempio quelli bianchi, quelli molto chiari, sono quelli che si definiscono ad alto indice glicemico. Questi carboidrati fanno alzare l'insulina e fanno tornare prima fame, quindi vanno evitati. Invece è molto utile consumare i carboidrati scuri, quelli integrali, sì, quelli più colorati. Si parla spesso anche di fibre solubili e insolubili. Che cosa vuol dire e qual è la differenza tra queste? Sì, come dicevamo prima, molto importante che nella costituzione di un piatto siano presenti queste fibre. Fibre solubili sono quelle che si sciolgono in acqua, sono quelli che formano durante il transito intestinale un gel che fa volume e anche permette di abbassare l'indice glicemico, ridurre il colesterolo, quindi sono molto importanti. Le fibre insolubili invece sono quelle che non si sciolgono in acqua e servono giusto per facilitare il transito intestinale, soprattutto per quei problemi come la stitichezza e, sì, altri problemi. Dove possiamo trovare queste fibre? Ci fai degli solubili, esempi? Insolubili. Sì. Le solubili sono più presenti in frutta e verdura, ecco perché non devono mai mancare sia frutta che verdura nella nostra tavola. Mentre le fibre insolubili sono quelle presenti nei cereali, soprattutto nella parte esterna, nella cuticola del grano, dell'orzo, del farro. Ecco, tutto ciò che è crusca, insomma, colorato di scuro. Quindi, giusto per riassumere, per poter ritornare in forma questo inverno, dobbiamo innanzitutto badare alle quantità, alle porzioni all'interno di un, sì, piatto, ma allo stesso tempo non rinunciare alle fibre, sì, che sono, abbiamo detto, importantissime. Poi c'è un altro accorgimento? Assolutamente sì. Ecco, l'alimentazione da sola
non aiuta del tutto se non abbinata ad una buona attività fisica. Sempre, perché io dico sempre che ci sono due modi per perdere peso. Uno è dimagrire ed è il modo più sano. L'altro è deperire, cioè quello di ridurre sia la massa grassa che la massa muscolare. Questo non va bene. La massa muscolare si salva anche facendo una quotidiana, se non quotidiana, due o tre volte alla settimana, attività fisica costante, senza, ecco, nessun eccesso, però è molto importante. Non solo, un altro accorgimento forse importante, sì, è quello di ridurre in questi mesi prima del Natale l'alcol notevolmente, perché dopo l'estate magari molto spesso si è abbondato con cocktail o birra, eccetera. Ecco, bisogna sapere questo, che l'alcol, essendo ritenuto dal nostro organismo come un potenziale tossico, sì, blocca la normale, diciamo, metabolizzazione degli altri nutrienti, per cui per detossificarsi non bisogna bere alcol. E se ci troviamo per esempio a fare i conti con i famosi attacchi di fame, che molto spesso ci assalgono anche durante il giorno, come possiamo, ecco, gestirli meglio? Sicuramente questi attacchi di fame sono dovuti al fatto che il nostro organismo ricorda di aver mangiato tanto durante i mesi passati, per cui l'ideale è quello di spezzettare l'alimentazione con piccole porzioni più volte al giorno. Come dicevano le nonne, è mangiare poco ma spesso. Poco ma spesso. Giusto per concludere, in quale momento della giornata collochiamo la frutta? Perché di solito si dice che va degustata lontano dai pasti, è così? Ecco, io tendo a metterla anche all'interno dei pasti, a suggerirla anche all'interno dei pasti, però in moderate porzioni, un frutto grande o massimo due frutti piccoli. È un ottimo anche spuntino la frutta durante la giornata, perché è ricca di fibre, ricca di minerali, non va mai eliminata del tutto. Ecco, sicuramente va inserita, ma moderatamente. Ok, e allora io la ringrazio, ti ringrazio, ci diamo del tu. Sì, come no. Ringrazio il dottor Marzulli per essere stato con noi, soprattutto per questi preziosissimi consigli. Grazie ancora. Adesso ci colleghiamo con la redazione del TG Norba, con Matteo Spada, per tutte le anticipazioni. Sì, buonasera, buonasera Mary, ben ritrovata dopo questa lunga pausa estiva. Beh, oggi parleremo di una vicenda davvero incredibile che ci arriva da Casarano nel Salento, dove l'ospedale è in via di chiusura per i tagli disposti dalla regione. Una donna sarebbe stata costretta, pensate, a partorire nel parcheggio dell'ospedale. L'ASL però smentisce categoricamente questa versione dei fatti, fatti che sono dunque tutti da chiarire. E giallo a Bari, un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato sugli scogli sul lungomare. A notarlo è stato un passante, difficile però stabilirne l'identità, perché il cadavere è privo di braccia e di gambe ed è completamente sfigurato per la lunga permanenza in mare. Andremo poi a Trinitapoli, dove oggi ci sono state scene da Far West. In un ufficio postale c'è stata una sparatoria fra banditi e carabinieri. Alla fine, per fortuna, nessuno è rimasto ferito, ma i rapinatori sono riusciti a portar via il bottino, che si aggirerebbe intorno ai 200.000 euro. Andremo anche a Novoli per argomenti decisamente più leggeri. Come molti sanno, oggi si celebra la festa dei nonni e Novoli ha reso omaggio alla supernonna del paese, nonna Picia, che ha la bellezza di 105 anni. Ne parleremo nel corso del telegiornale della sera. L'appuntamento è, come sempre, qualche minuto prima delle 20. A voi. Grazie, grazie, grazie a Matteo Spada. Allora ti seguiremo anche noi nel TG delle 20 e noi adesso siamo qui perché siamo pronti per ascoltare la canzone prima. Regina. È già finita la puntata. Manino mio, peccato, che ti devo dire? Proprio adesso che mi stavo divertendo. Ma è la prima di una lunga serie. Ma certo, ma certamente, scherzo. Ma quindi la canzone Regina del 1976 è un brano molto bello di Riccardo Cocciante, che dopo il suo grande successo di Bella senza anima nel 1976 arrivò al vertice delle classifiche con questa bellissima canzone dal titolo Margherita. Favolosa, bellissima. Io non posso stare fermo con le mani nelle mani, tante cose devo fare prima che venga domani. E se lei già sta dormendo, io non posso riposare. Farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare, perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita ama e non fa una notte intera, perché Margherita è un sogno.
margherita è tutto ed è lei la mia pazzia. Margherita, 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 adesso è mia. Margherita, adesso è mia. Che bella, bellissima questa canzone, mi ricorda quando ero piccina, me la cantava sempre la mia mamma. Avevo tra l'altro anche una cassetta, sì. Ti ricordi le cassette che si mettevano? Scusa, avevamo detto che non eri nata nel 76. Ma no, non c'entra, me l'ha fatta poi conoscere lei, pian piano l'ho conosciuta anch'io, tant'è vero che l'ho cantata con voi. Fantastico, vabbè. Allora ragazzi, che ci vediamo cari domani. Amici, yes. E cari amiche, l'appuntamento è per domani, oggi abbiamo concluso, domani tra l'altro sì. Abbiamo anche un argomento molto piccante. Ah. Cosa succede se ci innamoriamo del nostro capo? Ti è mai successo? No, della davvero. Capa? Ti è mai successo? No. Innamorarti? No. Cosa mai. Succede? Ne parleremo con i nostri ospiti. Naturalmente d'eccezione. L'appuntamento d'eccezione, sempre. L'appuntamento è per le 14:45. Vi aspettiamo puntatona, tutti quanti. A domani, ciao! Ciao!